il Signore pensa a me tutto il tempo, aspetta il momento opportuno. Ci sono cose che mi succedono, che mi avvengono nel momento opportuno, non prima, non dopo. Il Signore è paziente e sa aspettare il momento giusto. Tocca a noi capire qual è il momento giusto. Il Signore ci ama sempre tramite qualcuno. Come faccio a capire l'amore di Dio? Perché ci sono cose nella mia vita che magari io dico, da quell'episodio non mi è venuto niente di buono. Non lo buttare, non è vero. Perché il Signore è capace di trasformare le ceneri in gloria, in luce. Non c'è niente nella mia vita che va buttato, non c'è niente che va sprecato. Anche i momenti più di dolore, anche i momenti più difficili, il Signore è capace di far germogliare anche i fiori fra le rocce. Solo l'amore dà dignità. Dio mi ama perché sa chi sono io, conosce i miei pregi e i miei limiti e anche i miei difetti. E nonostante questo mi ama. L'amore è capace di raggiungere la mia Nazareth, il mio luogo, il mio evento a cui io non do significato, e trasformarlo completamente. Perché il Signore ti conosce per ciò che sei. Non ti conosce per ciò che cerchi di apparire. Il Signore ti conosce veramente per quello che sei, nel profondo. Non ha bisogno di apparenze, di biglietti da visita. Lui ti conosce, sa chi sei. Ed è proprio per questo che ti ama. C'è un Dio che viene verso di me. Il Signore ogni giorno mi parla. È lì che aspetta che io, per una buona volta, apra i miei occhi. Se il Signore decide di rompere il silenzio, lo fa per chiedermi l'impossibile, per chiedermi qualcosa di grande. Perché? Perché con il Signore anche l'impossibile diventa possibile. Con il Signore anche una vergine diventa madre. Quando il Signore parla con me e io capisco che il Signore sta parlando con me, io mi sento amato, io posso fare l'impossibile. Ehi, amico, c'è da credere allo straordinario, perché l'amore rende possibile tutto. Non potrai trovare i perché a tutta la tua vita. Non potrai rispondere a tutti i perché della tua vita, però puoi fare un'altra cosa. Piuttosto che domandarti perché, domandati per chi. Cerchiamo di essere giovani che si illuminano e che si spendono, perché se siamo giovani che si illuminano al risparmio energetico, stiamo perdendo tempo.